ragazzi, allora, nuovo video dei preferiti del periodo, vi faccio vedere un po' di cose miste e iniziamo subito con con le creme. Ve le avevo già mostrate in un altro video, ve ne avevo parlato in maniera dettagliata, ho fatto una review. Comunque sia, la mia crema miste idratante del periodo è questa qua di Nature's. È molto buona, è fresca. Ecco, è quasi finita e io mi ci trovo benissimo con acqua unicellulare di kiwi, vitamina E. Se voi voleste andare a comprare dalla confezione proprio il disegno del kiwi, perché queste qua di Nature's appunto hanno ognuno il disegno del frutto da cui prendono gli estratti, diciamo. Quindi questa qua è la crema viso che utilizzo sia al mattino che la sera, anche sotto al trucco perché non mi dà fastidio. Come contorno occhi invece questo qua di Clinique, All About Eyes Rich, anche questo qua è un buonissimo contorno occhi, anche da utilizzare sotto il make up, impedisce appunto che vi vada tutto a finire nelle peghette. Ha una formula rich, ricca, è molto molto denso, però allo stesso tempo si asciuga facilmente, non vi lascia l'alone di unto. Come struccante invece sto utilizzando l'acqua micellare di Garnier, dopo averne sentito parlare praticamente dappertutto, quella per pelle sensibili, stucca, deterge, lenisce senza risciacquo. Devo dire che è veramente buona. A me tante acque micellari, tanti struccanti danno fastidio, fanno uscire qualche bollicina, invece questa qua devo dire che non, insomma, non mi dà nessuna reazione e va a struccare anche bene, quindi insomma è sì delicata, però strucca bene. Poi, per quanto riguarda shampoo e balsamo, invece come shampoo mi sta piacendo tantissimo questo qua, Garnier Fructis Vitamine Hydra, arricchito con vitamina B6, senza silicone e parabeni, con frutto della passione e olio di cocco addolcente. Ne bastano veramente una goccia perché fa una schiuma esagerata, però non è aggressivo, lascia i capelli morbidi, ha una profumazione di succo di ace e quindi comunque sia non ha una profumazione cattiva e per capelli normali o secchi, quindi anche nutriente. Come balsamo invece ho finito e mi ci sono trovata molto bene questo qua delle ultra dolce, biodegradabile, sempre senza siliconi e senza coloranti e senza parabeni, alla mandorla dolce, fiore di loto, addolcente, dona la brillantezza. Anche questo qua buonissimo, si trova facilmente al supermercato e fa il suo lavoro. Io non ho grosse pretese, insomma, dagli shampoo e dai balsamo, nel senso che i miei capelli sono abbastanza normali, anche perché tempo fa, se vi ricordate, vi avevo detto che l'avevo dovuti comunque tagliare la parte rovinata, non sono eccessivamente lunghi, quelli che ci sono per il momento, ringraziando il cielo, sani. Poi per quanto riguarda il make up, come fondotinta e come primer viso sto utilizzando questo qua di Puro Bio, che è veramente buonissimo, vi ho fatto anche la review e il suo fondotinta. Io adesso sto utilizzando lo 01, che è il più chiaro, però posso utilizzare anche tranquillamente lo 02 perché la differenza è veramente minima, e questo qua praticamente è quello che utilizzo tutti i giorni perché appunto è naturale. Io sul viso cerco di utilizzare le cose naturali perché già comunque sia, lo sapete, è una pelle abbastanza problematica, per non andare a, per cercare di farla respirare, non mettere troppa roba. Quando invece non utilizzo una base naturale perché mi serve magari che il fondotinta resti di più, insomma sia una cosa più seria, utilizzo il Double Wear di Estée Lauder. È un buonissimo fondotinta, è coprente, resta tantissimo sulla pelle, non c'è neanche bisogno che ci andate sopra con la cipria, perché voi lo mettete e quello si attacca sul viso, però allo stesso tempo non vi fa vedere le pellicine, insomma la pelle secca, e l'effetto è buonissimo. L'unica pecca è il fatto che è fatto così a boccetta, quindi quando lo versate, se non state attenti, ve ne esce una quantità immane, però è buono. Buono. Poi come cipria invece, nei rari casi, no scherzo, quando la utilizzo questa qua di Vichy, l'ho fatta vedere tante volte, Vichy Derma Blend, appunto è in polvere libera bianca, mi ci trovo bene perché non fa l'effetto mascherone, è leggera, fa dimostrato comunque sia abbastanza delicato e non va ad appesantire, a fare l'effetto polveroso.
Come palette, la mia palette preferita del periodo è decisamente la Chocolate Bonbon di Too Faced, di cui anche di questo qua vi ho fatto il video dedicato. Eccola qua, ovviamente è buonissima perché voi vi alzate la mattina e vi truccate sta di cioccolato, quindi comunque vi alzate col sorriso. Però a parte questo ha tantissime colorazioni, comunque sia sui marroncini, sui neutri, e è facilmente utilizzabile tutti i giorni, quindi magari anche se andate di corsa fate un trucco comunque sia con dei toni naturali, sia matte che shimmer, perché magari volete un pochino di luce, quindi magari anche shimmer, però sono dei toni comunque facilmente portabili e io lo utilizzo praticamente quasi sempre. Come eyeliner, perché io senza eyeliner, come potete vedere, non riesco a stare, no, scherzo, però lo metto quasi sempre. Io in questo periodo sono in fissa con il The Real. Questo qua famoso, il The Real Push Up Liner di Benefit, quello lì fatto, no? Con l'applicatore in questo modo, si gira sotto, esce, e l'applicatore è in silicone, fatto appunto angolato come il pennino da eyeliner, e mi ci trovo veramente, veramente bene, resta tantissimo, la sera quando lo andate a struccare sta lice, non si è mosso, e anzi magari faticate pure un pochino per toglierlo, e niente, mi ci trovo bene. Come mascara invece sto utilizzando questo qua, il mascara puro, volume estremo, questo qua di Deborah. 0% parabeni, siliconi e fragranze. Io con mascara lo sapete che sono abbastanza esigente. Questo qua è un mascara che è naturale, però che dà un bel effetto di volume. Ha uno scovolino abbastanza grande, non fa i grumi e è molto buono. Per tutti i giorni è perfetto. Ultimo prodotto è il blush che utilizzo praticamente sempre, che è questo qua di Mulac nella colorazione numero 4 Ade. E appunto questo colore caldo matte, perfetto per fare sia il contouring, ma anche solo metterlo appunto sulle guance se non volete fare un contouring selvaggio. E mi ci trovo benissimo. Questi sono tutti i miei prodotti preferiti del periodo. Spero che questo video vi piaccia, che vi possa aver dato delle idee. E ci vediamo al prossimo video.